La Chiesa è molto impegnata nel cosiddetto dialogo interreligioso. Con questa espressione si intende il dialogo con le religioni non cristiane. È un impegno che la Chiesa sta portando avanti molto seriamente, con notevole impegno, e che però presenta oggettivamente indubbiamente alcuni ostacoli, alcuni limiti. Quali sono questi ostacoli che si mettono davanti al percorso del dialogo interreligioso e rischiano sempre di bloccarlo o anche di deviarlo? Beh, il primo grande ostacolo è che non si capisce bene in cosa possa consistere un dialogo teologico, dico teologico, sulle verità della fede, sui dogmi, possiamo dire, sul deposito della fede. Per esempio, un Dio in tre persone, come è quello del cristianesimo e del cattolicesimo, e un Dio assolutamente unico, come quello dell'Islam. Un Dio incarnato e un Dio totalmente altro dal mondo. Quindi ho fatto questi due esempi addirittura banali per far capire che da un punto di vista strettamente teologico, cioè sui contenuti del credere, il dialogo interreligioso incontra degli ostacoli, a mio modo di vedere, insuperabili. Questo l'aveva anche detto, scritto Benedetto XVI, in una famosa introduzione a un libro di Marcello Pera. Poi ci può essere un altro livello di dialogo interreligioso. Il livello non più strettamente teologico, ma, se così vogliamo dire, etico, oppure sociale, politico, nel senso buono della parola. Cioè, ci si può incontrare, dialogare con le altre religioni non cristiane nel campo della giustizia, della pace, della salvaguardia del creato, della difesa e la promozione della vita e della famiglia, per, come dire, i doveri e i diritti degli uomini in società, oppure per i temi riguardanti il diritto, la legge. Ecco, tutti questi argomenti, si dice, possono essere affrontati indipendentemente da quei presupposti teologici di cui parlavamo prima, sui quali invece sembra impossibile dialogare. Su questo terreno pratico, chiamiamolo così, nel senso etico della parola pratico, è possibile dialogare. Però anche qui a pensarci bene, le difficoltà non mancano. Perché non è vero che questo piano, cosiddetto pratico, sia indipendente da quello che abbiamo chiamato teologico. Perché la visione delle verità di fondo di una fede religiosa, poi riverberano anche sulla valutazione delle questioni cosiddette pratiche. La visione dell'uomo, quali siano i suoi doveri e i suoi diritti, la visione della famiglia, del rapporto tra uomo-donna, maschio-femmina, moglie-marito. Il problema dei figli, non solo della procreazione, ma anche
dell'educazione dei figli, il rapporto tra la religione, la politica, la laicità, non la laicità, tutte queste cose non sono risolvibili se, da parte del credente di una qualche religione senza ricorso alle verità di fede da lui professate. Questo, per esempio, è evidentissimo per l'Islam, ma è evidentissimo anche, che ne so, per il buddismo. Ci sono visioni della dignità dell'uomo, della libertà, molto diverse. Ci sono visioni del ruolo dell'autorità pubblica, dell'autorità politica, molto diverse. Pensate, per esempio, alla diversità tra la concezione cristiano-cattolica della legge e quella islamica. Gli uni sostengono che ci deve essere una distinzione tra la legge civile e la legge religiosa. Gli altri sostengono sostanzialmente che devono essere la stessa cosa. Ecco, poi il dialogo interreligioso non dobbiamo dimenticare che contiene comunque sempre un sottile pericolo, che è quello di ridimensionare l'unicità salvifica di Cristo. Il dialogo interreligioso, presenta queste difficoltà. Personalmente credo che sia utile per una buona convivenza, per una civile vicinanza, ma che tanto più in là probabilmente non riesce ad andare.